Allora, diciamo che siamo messi abbastanza bene, noi abbiamo una buona raccolta differenziata che ancora non è impeccabile, stiamo cercando di migliorarla, abbiamo fatto due progetti che ci sono stati finanziati, uno di potenziamento e di miglioramento della differenziata per 29.000 euro dove compreremo dei mastelli, dei cestoni nuovi e soprattutto delle compostiere da mettere nelle parti che sono esterne al centro storico e questo diciamo, migliorerà ancora tantissimo la raccolta differenziata che al momento è buona, però ancora ha dei margini di miglioramento molto importanti. Dal punto di vista invece della scuola, i ragazzi vengono sollecitati al rispetto, insomma, non so, dell'ambiente? Noi come amministrazione crediamo tantissimo nella educazione dei ragazzi, perché i ragazzi sono le generazioni che devono amministrare, che amministreranno quindi il futuro, e investire nella formazione scolastica, quindi far capire ai ragazzi dei principi importanti, specialmente come la tutela dell'ambiente e del paesaggio, significa costruire un futuro migliore. Noi nella scuola abbiamo presentato il progetto della differenziata, abbiamo voluto che i ragazzi andassero al centro di smistamento a Cosenza, proprio per vedere come il rifiuto veniva differenziato e soprattutto come il rifiuto poi viene avviato al riciclo e quindi viene riutilizzato, perché questo diciamo è un aspetto molto importante, specialmente in un momento storico come il nostro dove le risorse cominciano ad essere molto limitate. L'uomo consuma più di quello che produce.